Grazie mille, grazie, grazie. Beh, da qua poi si sente il calore della vostra presenza e dell'attenzione, della sensibilità rispetto a quello che ha detto Alex, padre Alex. Evidentemente adesso tutti sono invitati a dire quello che credono, a chiedere quello che ritengono opportuno, lui ha piacere di eventualmente approfondire le riflessioni che ha già fatto. Se magari venite qui è più semplice, perché abbiamo un microfono che è un po' scadente, oppure ci avviciniamo con questo, ma venite qui, se qualcuno ha qualcosa a piacere di parlare. Faccio il balletto. Beh, avete sentito la voce di Saif, che è un significativo rappresentante della comunità musulmana di Saron, col quale il lavoro, il dialogo in città è estremamente vivo e proficuo e sta andando avanti con grande soddisfazione. No? Dico bene, Saif? Grazie Giorgio, sì assolutamente, e vi porto anche i saluti appunto della comunità ebraica che qualche singolo è qui questa sera, ma la maggior parte appunto è a casa per ragioni abbastanza ovvie, ma in scuola, quindi, però appunto sia di Imam che la comunità ebraica, come ricordavamo già a Padre Alex, portano un caloroso saluto e un abbraccio fraterno di solidarietà per tutti coloro che appunto trasmettono i valori comuni e universali che sono appunto i valori di amore, di pace e di lotta verso l'ingiustizia. Sono Roberto, ero presente nel 2003 all'incontro all'Istituto Padre Monti e tu ci hai lasciato, Alex, quella sera dicendo: uscite di qua e sovvertite l'ordine esistente. Le parole erano precisamente quelle lì. Io credo che non ci siamo tanto riusciti in questo periodo, nonostante gli sforzi. E metto solo qui questa riflessione questa sera. Ho sempre più la sensazione, lo dico anche da persona che è abbastanza attiva in queste iniziative, che non riusciamo ad uscire dalla dinamica di predicare ai convertiti. Stasera siamo qui in tanti, siamo probabilmente anche di più di quanti eravamo un po' di anni fa, ma io faccio fatica a vedere la presenza di quelle persone che poi tutti i giorni ricevono alcuni messaggi per cui si sentono penultimi rispetto a degli ultimi e alla fine, banalizzando, votano quelle robe lì. Ma non è solo votare, è avere in mente che il mondo è una lotta per, come dire, mettere il piede in testa a quello che sta sotto per poter sopravvivere. Io credo che sarebbe importante riuscire a costruire degli strumenti concreti di azione quotidiana, cioè di andare a parlare, di stare in mezzo, come tu ci insegni con la tua esperienza anche di vita, proprio a quelle persone che anche nelle nostre comunità, qui dentro stasera non sono, sono là fuori, vivono e sopravvivono ogni giorno e fanno una fatica boia a, come dire, comprendere che è solo se i penultimi, i terzultimi e i quartultimi si alleano contro i primi, insieme agli ultimi, che ne usciamo e cambiamo questo sistema economico. Altrimenti le conseguenze sono quelle che non c'è bisogno di aggiungere nulla, ci hai spiegato tu molto bene. Mi fermo a questo. Mani alzate. Facciamo rispondere subito a Alex, sperando che si inneschi l'interesse. Ah sì. Ah, sì. La sua relazione mi deprime, perché comunque è una relazione della stupidità umana che vedo da quando ero, 14 anni, che comincio un attimino a ragionare con la tua testa.
Ho sentito un attimo prima l'intervento. Io ho una lettura diversa, penso che forse ci vuole il coraggio di fare dei cambiamenti. Non so se io li ho fatti, ho cercato di farli nel mio piccolo, non so se lei ha sentito di Still I Rise, che è un'associazione che è intervenuta sull'isola di Samos in favore e ultimamente sta cercando di fare degli interventi per i ragazzi profughi in Turchia. Ecco, sono cose che secondo me è coraggio. Mi sono detto, sono due gatti, eppure stanno facendo la differenza. Andando controcorrente, non hanno un'etichetta religiosa strettamente, però secondo me quando uno agisce per il cuore e fa quei piccoli passi poi trova altri. Anche noi qui, se siamo in tanti, non siamo quattro gatti, se magari ci buttiamo sul concreto a fare delle cose che condividiamo, quindi la dignità di un altro, combattere, forse riusciamo a smuovere un po' di più. Secondo me c'è comunque da pagare un prezzo, sicuramente. Volevo sentire un suo parere. Io più che una domanda era proprio una piccola riflessione. È davvero bello vedere tante persone, tanta energia, e conoscendo tante di queste persone che presenti questa sera, sappiamo anche che tante sono presenti nelle sfide che oggi Alex ci ha suggerito e ci ha invitato a fare. Però è vero, come dice Roberto, non basta. Effettivamente le cose nel tempo non stanno cambiando, cambiano troppo poco. Io entrando questa sera ho ritrovato quei libretti lì in vendita, i poveri non ci lasceranno dormire. E allora ricordo, questo è un fatto personale a me molto caro, però stasera mi è venuto alla mente in modo molto prezioso, molto particolare. Nel 95 era venuto padre Alex, eravamo al padre Monti, e quella sera c'era anche il mio papà, che non era solito venire a questi incontri e che è una persona per bene, ma come sono per bene tutta famiglia, lavoro, parrocchia, anche alcuni circoli politici che frequentava, però come se la vita scorre ma va avanti proprio su dei binari molto prestabiliti. Ecco, quella sera il mio papà, ascoltando padre Alex, ha fatto una conversione, no? Una conversione nel senso che ha capito che non era più sufficiente vivere nei propri canali di vita così separati, ma serviva una connessione diversa. E allora si era preso la cassetta della registrazione quella sera e con la sua Olivetti 32, battuta per battuta, parola per parola, aveva sbobinato la serata di padre Alex, e quei fogli, erano una decina di fogli battuti, per lui erano questa molla di cambiamento, e li ha portati a tutti, alla parrocchia, ai preti, agli oratori, ai suoi amici, ai circoli, perché quella volta ha capito che anche il suo modo di essere cristiano era cambiato, c'era qualcosa di più. Ecco, quindi forse anche questo passaggio fatto da una persona proprio comune, una persona normale, che proprio di pochissime parole, per chi l'ha conosciuto, a me ha dato forza. Dico, ogni cosa, ogni gesto può servire, e quindi questo è un invito davvero caldo nei confronti di tutti. C'è un piccolo tavolo, tra l'altro, che sta nascendo anche qua a Saronno, che si chiama Nuovi Stili di Vita. In realtà è proprio il tentativo di mettere insieme queste associazioni, e che sono cristiane, laiche, civili, proprio perché si connettano, in modo che la vita non sia più separata nella propria attività di buona pratica, ma come faccio la spesa, come metto i soldi, come investo i soldi, il mio tempo libero, le mie relazioni con i figli, il mio modo di educare, tutto è connesso, tutto può davvero aiutare. E allora concludo con un'altra piccola esperienza fatta sempre con padre Alex, quando l'avevo portato, allora era nel 2003, nella mia scuola di bambini a Solaro, e nell'incontro gli avevamo regalato una maglietta, come padre Alex da quando lo conosco indossa, una maglietta batik come questa, che però era di due colori, era blu, gialla,
e nell'incontro delle tinte nel centro si era formato il colore verde, e i bambini insieme a me avevano scritto questa piccola poesia che gli abbiamo regalato. Il nord in alto domina un colore freddo, spesso indifferente. Qua e là qualche nuvola bianca apre squarci nel gelo. Il sud in basso, enorme, schiacciato ma luminoso, carico di energia e di vita, pronta ad esplodere. Quando le donne, gli uomini, i bambini, le culture del nord e del sud si incontrano, nasce uno spiraglio di primavera, un verde di speranze da coltivare, fragili ponti e nuovi orizzonti, fili di pace per il nostro pianeta. Ecco, questa è la nostra speranza. Buonasera, buonasera a tutti. Intanto volevo, padre Alex, volevo ringraziarla pubblicamente, perché se io sono arrivato fino a qua oggi ho preso grande ispirazione da lei. Sono stato diversi anni in Africa, anche per poco tempo in una baraccopoli, Kibera, e sono arrivato grazie a aver letto Korogocho, grazie ai suoi insegnamenti. Quello che volevo aggiungere stasera, perché dopo il suo discorso credo che tutti abbiamo avuto un po' una doccia fredda, e questo era anche il motivo per far risvegliare un po' le coscienze, quello che volevo aggiungere io era che una delle possibili chiavi per rispondere in una parola sola è resistenza. La resistenza che impariamo dai poveri, che impariamo a Korogocho, a Kibera, e che loro stesse, le persone con le quali io ho anche avuto la fortuna di condividere, ci insegnano che tutti i giorni, non solo con grandi scelte ma con piccole, è resistere, cioè continuare a esistere però mantenendo i valori inalterati e cercando di andare avanti tutti i giorni. Grazie. Grazie padre per quello che ha detto, per quello che ci ha insegnato. Voglio ricordare i miei 92 anni per dire a tutti che tutti, ma tutti veramente, possiamo portare il nostro piccolo granello per far cambiare le cose in questo paese e nel mondo. Ho vissuto la Seconda Guerra Mondiale e posso testimoniare che dire guerra si dice la parola più brutta che possa esistere nel mondo. Guerra. Non bisogna essere indifferenti. Bisogna guardarsi attorno e pensare a quello che nel Novecento è stato commesso, che può ripetersi, perché dire guerra
non è dire tutto. Bisogna dire guerra, basta con gli armamenti. Non vogliamo più armi. Perché quando io sento, per esempio, dire che l'Europa non ha un proprio esercito, io dico, non deve cercare un esercito, deve cercare assieme alle altre nazioni come fare a non fare più la guerra, a non avere più soldi per le armi. Questi soldi spesi, che sono miliardi e miliardi, possono aiutare tutti i popoli del mondo che hanno fame, che non hanno niente da mangiare, che sono costretti ad abbandonare il proprio paese per venire a cercare un po' di fortuna. Allora io dico, basta con le spese per la guerra, date quei soldi a chi ne ha bisogno. E finisco dicendo, non siate indifferenti, perché quello che oggi di male tocca a me, domani può toccare a voi. Questo vuol dire avere solidarietà, vuol dire smetterla con la politica dell'odio, con la politica della violenza, con le parole cattive che chiamano tutti ad avere un nemico. I nemici non ci sono, se siamo capaci di parlarci, se siamo capaci di capire i problemi che ci sono. I problemi della gente anziana, della sanità, del lavoro, dell'inquinamento, tutti noi qualcosa la possiamo fare. Vi ringrazio, scusate della mia esistenza. Grazie ancora, padre Zanotelli. Ho una grande ammirazione per questo uomo che con le sue parole ci ha invitato a essere migliori. Possiamo farcela, a evitare la guerra. Basta con le spese per il riarmo. Diamo questi soldi alla gente che ne ha bisogno. Grazie, scusate. Buon anno. Allora, tento di rispondere, cerco di essere breve, un po' a tutte le provocazioni che mi sono scritto qui. Tra l'altro incomincio semplicemente dal fatto, per favore guardate, io non porto queste, so che mi sembra che il giornale ha fatto delle battutacce sul fatto che io porto queste, le porto semplicemente perché sono quelle, queste camicie fatte dalle donne di Corococcio, il Bega qua Bega, anche queste croci, erano ragazze che prima andavano a prostituirsi, adesso è diventata una piccola cooperativa che vendono queste cose. Chi vuole, fra l'altro, fuori può trovare anche degli oggetti del genere. Chi è interessato a sostenere questa cooperativa, trovate anche voi fuori quello che volete. Io volevo fare una domanda prima di tutto. Vorrei che alzassero la mano tutti coloro qua dentro che sono sotto i 30 anni. Ma che bello, ce n'è di gente, bravo. Grazie, perché guardate che la vostra presenza qui è importante. Io ho avete sentito la signora che ringrazia la nostra partigiana, ringrazio di cuore per quello che ha detto, a 92 anni. Tra l'altro ringrazio anche Saif, il
capo della comunità islamica, che è venuto a nome anche della comunità e so del lavoro che sta facendo qui a Saronno. E notate che la partigiana ha detto 92 anni, io ho 81 anni, la mia generazione sarà la generazione più maledetta della storia umana, perché nessuna generazione come la mia ha talmente violentato il pianeta Terra come l'abbiamo fatto noi. Giovanissimi, giovani, noi vi consegniamo un mondo malato. So che da voi vengono, voi giovani, vengono personalità che vi dicono: voi siete il futuro del mondo, mandateli a quel paese. Il futuro non esiste, sia ben chiaro, guardate, davvero è una situazione difficilissima, il futuro non esiste. Voi giovani, giovanissimi, siete l'unica generazione che oggi abbiamo e toccherà alla vostra generazione ripensare radicalmente tutto, ma tutto dovete ripensare. Avete uno strumento molto bello, vedo che molti giovani sono anche di qui, avete uno strumento molto bello che è il web, pericolosissimo, l'ho detto prima, non entro anche in questo, difatti oggi è uno strumento che purtroppo viene usato molto male, ma vi può permettere, può permettere alla vostra generazione di fare delle operazioni che dovete fare una volta. Certe operazioni ci volevano anni se non decenni per farli, oggi un algoritmo vi può fare delle operazioni strabilianti, però è pericolosissimo, ma se lo usate bene vi può aiutare. Ma toccherà alla vostra generazione, ragazzi, davvero dire sì o no, se davvero possiamo salvarci insieme con questo pianeta. Notate che il titolo di oggi era proprio il grido della terra, il grido dei poveri. Questo sistema opprime la terra e opprime i poveri, l'applichiamo a tutti i livelli questa nostra civiltà. Allora vengo e rispondo alle varie domande. Io penso che una delle cose fondamentali oggi, parto proprio da una delle prime, era che domandava sovversione, resistenza. Io la definirei anche disobbedienza civile. Penso che davanti a tante leggi ingiuste, per esempio Carola ha fatto benissimo, difatti è incredibile, è stata arrestata. Pensate, Carola quando è entrata con la sua nave, dopo 17 giorni che è stata tenuta in mare, è entrata dentro ed è riuscita a portare i 130 migranti che aveva a bordo, sfidando l'ordine di Salvini che aveva dato che il porto era chiuso. Notate, è stata arrestata, ma subito dopo, tre giorni dopo, un giudice, una donna, Alessandra Bella di Agrigento, ha detto no, deve essere liberata perché lei ha agito per la vita. Penso che abbiamo dei giovani oggi in gamba in giro. E una di queste per me davvero è Carola, ma ci sono tante, potrei essere qui a citarvi tantissime esperienze molto belle. Ma dobbiamo incominciare a saper disobbedire alle leggi ingiuste. Guardate che se non abbiamo questa capacità, che non solo è individuale, ma è anche collettiva. Io lo riprendo. Penso che molti di voi, e certamente la nostra partigiana che è stata anche in Parlamento, lo conoscevo bene, penso che avete sentito parlare di Giuseppe Tossetti, qualcuno giovani forse no, ma quelli più anziani dovrebbero. È quella persona che ha permesso l'incontro fra l'anima marxista e l'anima cristiana che ha portato alla Costituzione italiana. Pensate, questo che poi ha spaccato con De Gasperi, perché ha capito che la politica non reggeva così come stava andando avanti, è diventato monaco religioso poi. Sentite quello che quest'uomo aveva proposto all'Assemblea Costituente. Il 21 novembre 1946 Dossetti propose all'Assemblea Costituente di scrivere nella Costituzione della Repubblica Italiana questo articolo. Ve lo leggo adesso. È passato questo in commissione, ma non è passato poi in Parlamento.
nell'Assemblea Costituente, diceva: la resistenza, ha parlato di resistenza la signora, la resistenza individuale e collettiva agli atti dei poteri pubblici che violino le libertà fondamentali e i diritti garantiti dalla presente Costituzione è un diritto e dovere di ogni cittadino. Secondo me magari avessimo potuto avere nella Costituzione italiana oggi un articolo del genere, ma capite, questo è lo spirito della Costituzione italiana, per cui davvero per me è fondamentale questo incominciare a prendere seriamente che soltanto disobbedendo, però pagando le conseguenze, come ha fatto Martin Luther King, come ha fatto Gandhi, come ha fatto Gesù, in fondo questa gente l'ha imparato da Gesù, dai detti di Gesù, anche Gandhi l'ha preso tutto da lì, lo dice chiaramente. E purtroppo, guardate, c'è voluto tanto tempo per i cristiani a capirlo questo, ma è mai possibile che ci sono voluti quasi 15 prime comunità cristiane, sono rimaste molto fedeli a questo per 3 secoli, poi c'è stato il tradimento, ci sono voluti 14 secoli dopo perché un indù, Gandhi, venisse a ricordarci quello che noi chiamiamo oggi praticamente la disobbedienza civile, la resistenza non violenta, eccetera, ma è fondamentale, ma non solo in chiave personale, ma anche in chiave collettiva. In questo senso finirò dopo, perché ritornerò a questo proprio come proposta di Papa Francesco, i movimenti popolari che diventano fondamentali. Secondo, si è insistito molto sulle questioni, qualcuno potrebbe rimanere sconcertato davanti a questo sistema e dire: ma cosa possiamo fare noi? Varie domande un po' sono sfociate su questo. Guardate, io penso che possiamo fare tantissimo. Vi do solo un esempio. Le banche, ma se oggi abbiamo una dittatura delle banche, per favore, le banche non è qualcosa così, ci siamo dentro tutti, ognuno di voi o riceve soldi dalle banche o ha soldi depositati in banca, non ci si scappa da qui. Io vi vorrei pregare questa sera, andate a casa vostra e guardatevi, sapete molto bene in quale banca avete i soldi. Andate ad analizzare, se voi non lo sapete fare, chiedete ai vostri giovani che vadano sul web e vi dicono esattamente, perché lì trovate tutto, come le banche, dove investono e come investono. Cavoli, se la vostra banca investe in armi, e so quanto investe qui, quella zona del Varesotto, eccetera, e armi che vanno, guardate quante, se la vostra banca spende e paga per le armi, per esempio in Italia le due banche che pagano di più per le armi sono Unicredit e Deutsche Bank. Come fate a tenere i vostri soldi in banca del genere? Oppure se la tua banca spende i soldi, investe in petrolio, il petrolio deve rimanere sottoterra, ormai è chiarissimo questo. Oppure se la tua banca ha i soldi nei paradisi fiscali, cominciando dalla City of London fino alle Cayman Islands, al Lussemburgo, a tutto che cavolo che volete voi, vuol dire evasione di tasse. Oppure se la tua banca specula, fa la speculazione finanziaria, quel disastro che qui ci sta portando, come fate a tenere i vostri soldi? Guardate che ogni cittadino, io dico ogni cristiano, ha il dovere morale di sapere come i suoi soldi vengono utilizzati. Voi direte: ma cosa possiamo fare? Scrivete immediatamente un'email, una lettera al vostro direttore di banca dicendo: caro direttore, io non posso accettare che i miei soldi vengano spesi per questo, questo e questo. Guardate che se milioni di cittadini, milioni di cristiani facessero questo, non avete l'idea che razza di impatto potremmo avere, con la minaccia chiaramente di ritirare i vostri soldi. Voi direte: ma se io li ritiro, poi dove li metto? Non potete metterli sotto il letto. Allora, prima di tutto c'è una banca etica, per esempio, e lo trovate anche qui, ci sono parecchie sportelli di banca etica, e sapete, potete controllare come i vostri soldi vengono spesi in banca etica. Ma soprattutto una cosa, faccio una domanda. In questo paese avete una banca pubblica?
Sì? Quale? Sentivo... C'è una banca pubblica? Lo era una volta, brava. È privatizzata anche quella. La Banca d'Italia è pubblica? Il 15% della Banca d'Italia appartiene alla Bank of England, la Banca d'Inghilterra. Tutto è privatizzato, è tutto privato. Ma è mai possibile che nel cuore del capitalismo globale di Stati Uniti d'America trovate centinaia di banche pubbliche e che in questo benedetto paese non avete una sola banca pubblica? Ma che cosa ci vuole a farvela voi, cavoli? E dove controllate i soldi e sapete dove vengono spesi? Ma se non fate quello, fate almeno una... inventate voi una come si chiamano, le MAG, mutua autogestione, con 250.000 euro tirate fuori quei soldi da tutta quella speculazione, li usate per i vostri giovani localmente. La Banca d'Italia, con 250.000 euro che mettete insieme, vi dà il permesso di poterli gestire localmente. Cioè tocca a voi, vedete quante cose si possono fare, che razza di impatto enorme. Guardate, io non sto a accusare voi, per favore, la prima a mettere sotto accusa è la Chiesa. Se c'è una cosa che non ne vogliono sapere sono le parrocchie e le diocesi. Se centinaia di parrocchie e di diocesi facessero questo in quest'Italia, non avete l'idea che razza di impatto potremmo avere sul sistema. Capite come sono cose molto semplici ma potentissime. Non ditemi che non potete far nulla, per favore. Poi chiaramente ci sono tantissime altre cose. Adesso prendetevi per esempio lo stile di vita, per esempio una cosa semplicissima: dobbiamo incominciare a capire tutti che dobbiamo mangiare meno carne. È una delle cose più fenomenali, più incredibili oggi, perché la carne è quella che è alla base di tantissima fame nel mondo, perché i contadini del sud del mondo non fanno altro che coltivare soia, tutta questa roba qui, che vengono per ingrassare i nostri vitelli, le nostre galline, tutto quel che... e vengono a ingrassare noi. Ma capite un po' che razza di... basterebbe mangiare un po', non vegetariani, non parlo di essere vegetariani, ma usarne un po' più parcamente. Vale per lo stile di vita. Guardate che il 10% della popolazione mondiale che sta creando questo disastro ecologico, il 10% che consuma il 90% dei beni prodotti su questo pianeta. Capite subito che è lo stile di vita. Quindi dobbiamo incominciare ad asciugarci un po', che non vuol dire diventare monaci o diventare, per carità, ma guardate che se riusciamo ad asciugarci diventeremo anche un po' più felici. Una delle cose che mi fa più impressione in questo paese è che più abbiamo, più infelici siamo. Proprio lo toccate con mano, un minimo ci vuole, eh? Per carità, sono necessarie determinate cose, ma un minimo che ci dà più. Guardate le nostre famiglie, tante delle nostre famiglie stanno andando a pezzi. Ma perché? Ma guardatevi, il papà che deve correre per far soldi, perché, e farne tanti, perché altrimenti lo stile di vita non mantieni. C'è bisogno anche la mamma, che quasi tutte le donne devono lavorare, perché altrimenti se non hai due salari che entrano non puoi mantenere. Il papà non ha più tempo per la mamma non ha più tempo per il papà, i genitori non hanno più tempo per i figli. Vi meravigliate che le famiglie crollino? Cavoli, io mi meraviglio che ancora resistano dentro questo tipo. Capite un po' come è per il bene nostro anche, per stare meglio, per essere più umani, questo ridimensionarci. Guardate che ci fa soltanto bene, quindi insisterei molto sulle cose anche pratiche, su cui poi gli impegni sono tantissimi oggi, e penso che diventa davvero fondamentale. Qui parlava di concretezza, i piccoli, il coraggio per fare i piccoli passi e giù e giù e giù. Notate, una delle cose che io sto vedendo che mi preoccupa molto a livello di Chiesa è questa incapacità a legare fede e vita. È come se le Chiese fanno culto ma nulla a che fare con la vita quotidiana. Guardate, questa è una delle grandi pecche del nostro cristianesimo, del nostro essere cristiani in questa nazione. Ricordo le parole del grande martire antinazista Dietrich Bonhoeffer.
impiccato da Hitler su ordine personale di Hitler nel, cos'era, il 9 aprile del 45, due settimane appena prima della fine della Seconda Guerra Mondiale. Dietrich diceva: cara Chiesa cattolica, cara Chiesa luterana, cara Chiesa, non so, anglicana, se tu reciti il credo niceano la domenica durante la celebrazione, tu dici di essere nell'ortodossia, e anch'io lo recito e dico che sono nell'ortodossia come te. Ma se tu, Chiesa, dopo aver recitato il credo niceano, io credo in Dio Padre onnipotente eccetera, esci fuori dalla Chiesa e sei funzionale al nazismo, tu non adori più il Dio di Gesù Cristo, ma adori un idolo di morte a cui verranno sacrificati 50 milioni di persone. Guardate che la stessa cosa possiamo dirlo per noi. Purtroppo molto spesso le chiese in Europa sono diventate parte integrante di questo sistema, non so più coscienza critica per aiutare la gente a riflettere su questo. Ecco perché per me è importante, oggi in Europa sento che faccio missione e sono in missione a Napoli, ma lo sono anche qui, parlando con voi e ricordandovi questo. È in questo senso che accolgo poi le potenti parole sulle armi. Guardate che voi vivete in una delle zone dove si producono più armi. Pensate che l'anno scorso l'Italia ha esportato per 10 miliardi di euro di armi pesanti. Ma come facciamo a vendere queste armi a nazioni come l'Arabia Saudita, che le usa per bombardare lo Yemen, che oggi vive una situazione drammatica a livello umanitario, forse la più drammatica del mondo è proprio quello dello Yemen, e vendiamo le bombe, siamo noi in barba la legge 185 che vieta il governo italiano di vendere armi a paesi che sono in guerra, dove i diritti umani sono violati. Ma cavolo, l'Arabia Saudita viola i diritti umani, è in guerra contro lo Yemen e vendiamo in barba, ma capite allora che e buona parte di queste armi, le armi pesanti, vengono qui dal Varesotto, la Leonardo. Le armi leggere non sappiamo quanto esportiamo, qualcuno dice però non è così certo come sulle armi pesanti, ma esportiamo tantissime anche in armi leggere, e quelle sono il bresciano soprattutto. Ma è chiaro che l'Italia dovrà farsi un bel esame di coscienza. Per favore, non parlatemi semplicemente ma intanto qualcuno lavora. Sì, lavora, ma poi vuol dire la morte e guerre a non finire. Cominciamo a porci queste domande per tutti, perché questo è in questo senso, e arrivo adesso alla conclusione, vorrei che ci ricordassimo quello che dicevo prima all'inizio proprio, che l'importante non è soltanto la disobbedienza civile, la resistenza personale, ma deve diventare collettiva, cioè deve diventare movimento popolare, un qualcosa a cui Papa Francesco continua a ritornare. Guardate che oggi, ve l'ho detto prima, la politica conta sempre di meno, perché purtroppo la politica è prigioniera, cioè i governi di oggi sono prigionieri di questo sistema e non è che possano fare quel granché. E ho dato prima l'esempio dei 5 Stelle, come sono incastrati e praticamente hanno tradito tutto il loro programma che ci avevano promesso, che avevano promesso di portare avanti, perché noi ce la prendiamo con loro. Il problema è che una volta che entri lì sono le banche che decidono, e se loro ti fanno fuori non c'è nulla da fare. Per cui allora cos'è che ci vuole? Dobbiamo incominciare a prendere coscienza, per esempio. È fondamentale questa presa di coscienza collettiva che le cose non vanno, e incominciare a capire che dobbiamo tutti darci da fare. Ma come? Mettendoci insieme. Guardate che l'individualismo, me l'ho detto all'inizio, a me fa impressione questo silenzio italiano davanti a quello che sta avvenendo in Medio Oriente. Ma qualche anno fa saremmo scesi in piazza, 1000 manifestazioni, oggi sembra che ognuno vada per sé, ognuno pensi a se stesso. Dobbiamo incominciare a capire che dobbiamo metterci insieme, e penso che pochi l'hanno espresso così bene come...
davanti. Se qualcuno è interessato anche in chiave cristiana, io suggerirei davvero questi due testi molto belli, Seguire Cristo in una società consumistica, che è stato scritto da un gesuita americano 25 anni fa, quando è uscito Polemica non finire, è stato accusato di comunismo, eccetera. L'ha ripubblicato 25 anni e non solo ha indovinato, ma è incredibile, è davvero la forza di questo testo, questo Seguire Cristo in una società. E l'altro in chiave finanziario, questo di gesuita Gaël Giraud, gesuita francese, Transizione ecologica, la finanza a servizio della nuova frontiera dell'economia. Lui insiste, quello che vi ho detto prima, ma è mai possibile che i soldi siano privati, che siano banche private e che i governi devono andare a chiedere alle banche che li danno a interessi sempre più alti, perché siamo arrivati a un debito di 2.500 miliardi in Italia. Ma è assurdo. Giraud dice, ma i soldi e il credito dovrebbero essere dei beni comuni. È lo Stato che dovrebbe fare i soldi come l'ha sempre fatto in passato. Oggi sono banche private che vi stampano i soldi e ve lo fanno girare. Capite? Mi sembra che siano delle intuizioni importanti su cui dobbiamo lavorare su tutto, guardate, a tutti i livelli. E concludo con Papa Francesco, perché secondo me in questo testo, terra, casa, lavoro, sono le tre conferenze per me fondamentali che lui ha fatto quando ha invitato i movimenti popolari di tutto il mondo a ritrovarsi. Un incontro è stato fatto in Vaticano, il primo, il secondo in Bolivia, il terzo di nuovo in Vaticano. Ero presente per il terzo incontro e sentite quello che il Papa ha da dire a questo livello. Davvero io sono rimasto... Allora, dice, la paura è interessantissimo, come il Papa, eccolo qui. Ritorniamo proprio all'inizio, che vi ho fatto il discorso iniziale. Chi governa allora? Il denaro, dice Papa Francesco. Come governa? Con la frusta della paura, della disuguaglianza, della violenza economica, sociale, culturale e militare, che genera sempre più violenza in una spirale discendente che sembra non finire mai. Quanto dolore, quanta paura. C'è, l'ho detto di recente, c'è un terrorismo di base che deriva dal controllo globale del denaro sulla terra e minaccia l'intera umanità. Notate, c'è un terrorismo di base. Noi siamo terrorizzati dal terrorismo islamico, da tutte queste robe, ma c'è un terrorismo che è quello della dittatura del denaro oggi, è terrorismo di base che fa così tanto male, ancora più male di tutti gli altri terrorismi. Il Papa proprio ci ha rovesciato la frittata. E sentite, come rispondere quando dice nessun popolo, nessuna religione terrorista? È vero, ci sono piccole... Invece la proposta che lui fa qual è? È quella dei movimenti popolari. E sentite quello che ha da dire i movimenti popolari. Due cose importanti, due chiavi importanti. Prima dice non lasciarsi imbrigliare, perché alcuni dicono la cooperativa, la mensa, l'orto agroecologico, le microimprese, il progetto dei piani assistenziali, fin qui tutto bene. Finché vi mantenete nella casella delle politiche sociali, finché non mettete in discussione la politica economica o la politica con la maiuscola, vi si tollera. Quelle idee delle politiche sociali, concepite come una politica verso i poveri, ma mai, mai con i poveri, mai, mai dei poveri, e tantomeno inserita in un progetto che riunisca i popoli, mi sembra a volte una specie di carnevalata per contenere gli scarti del sistema. Quando voi, dal vostro attaccamento al territorio, dalla vostra realtà quotidiana, dal quartiere, dal locale, dall'organizzazione del lavoro comunitario, dai rapporti da persona a persona, osate mettere in discussione le macro relazioni, quando strillate, quando gridate, quando pretendete di indicare al potere un'impostazione più integrale,
allora non ci si tollera più, ci si mette anche lui, non ci si tollera più tanto perché state uscendo dalla casella delle politiche sociali, vi state mettendo sul terreno delle grandi decisioni che alcuni pretendono di monopolizzare in piccole caste, così la democrazia si atrofizza, diventa un nominalismo, una formalità, perde rappresentatività, va disincarnandosi perché lascia fuori il popolo nella sua lotta quotidiana per la dignità nella costruzione del suo destino. E la terza cosa che dice un altro: attenti movimenti popolari, a qualsiasi persona che sia troppo attaccata alle cose materiali, allo specchio, a chi ama il denaro, i banchetti esuberanti, le case sontuose, gli abiti raffinati, le auto di lusso, consiglierei di capire che cosa sta succedendo nel suo cuore e di pregare Dio di liberarlo da questi lacci. Ma parafrasando l'ex presidente latinoamericano che si trova qui a rappresentare, Mujica, ex presidente dell'Uruguay, colui che si è affezionato a tutte queste cose, per favore, che non si metta in politica, che non si metta in un'organizzazione sociale o in un movimento popolare, perché farebbe molto danno a se stesso, al prossimo, e sporcherebbe la nobile causa che ha intrapreso. Qui si è fermato, si è guardato attorno e ha detto: vedo che non è scritto nel testo che ho qui, lo aggiungo io, e non entri neanche in seminario. Il problema è di tutti noi, delle chiese, di tutti, tutto questo. Capite che razza di forza quest'uomo ha? E penso davvero che bisogna lentamente incominciare a mettersi insieme da tutte le parti e creare grossi movimenti. E soltanto se grossi movimenti popolari del popolo incominciano a muoversi che potremmo scuotere questi governi, altrimenti guardate, ci sarà ben poco una volta che arrivate là sopra se non ci muoviamo. Ecco perché è importante la coscientizzazione, ma poi la capacità di metterci insieme diventa oggi una cosa questa davvero fondamentale. Guardate che non c'è, ormai i governi sono prigionieri, tocca a noi darci da fare, i tempi che abbiamo sono brevi. Vi ho detto prima, gli scienziati ci danno 10 anni, entro il 2030, decisioni devono essere prese sul problema ecologico, e avete visto a Madrid, ci è saltato 2 settimane, tutti i governi del mondo si sono trovati per decidere che cosa fare, nulla. Capite come sono prigionieri, e sono prigionieri di quella benedetta, maledetta parola, crescita. Ma non si può più parlare di crescita. È chiaro, se voi non parlate di crescita in politica non gli date voti. Capite che è una rivoluzione anche nostra che deve cambiare questa benedetta testa. Dobbiamo incominciare a pensare in maniera alternativa e poi metterci insieme e darci da fare. Guardate che si tratta di vita o di morte per tutti. Diamoci da fare, lo ripeto con forza, perché vinca la vita, e grazie a voi. Bene, chiudiamo ancora con un brano che fa il nostro amico, però volevo, anche se è tardi, vi chiedo scusa, volevo ricordarvi alcune scadenze. Settimana Ventura, 16, all'Aldo Moro c'è un incontro sempre organizzato da Quattro Passi di Pace, un incontro con Lambruschi sul tema corridoi umanitari. Prendete nota che Alex ha parlato di Banca Etica. Banca Etica organizza il 1° febbraio ad Assisi un incontro su riparare la nostra casa comune, la Laudato Si. Prendete nota. Si ricordano più, no, ma io lo dico.
c'è l'iniziativa di Libera a fine marzo, c'è l'iniziativa sull'economia, sulla nuova economia organizzato, indetto da Papa Francesco per i giovani economisti italiani, sempre da Assisi. Informatevi perché ci sono cose in cui siamo coinvolti. Giustamente ci deve un saluto, no, gradiremo un saluto da parte. Grazie, grazie padre Alex. Voglio solo dirvi questo: siccome bisogna metterci insieme, impegniamoci tutti a mandare o il telefono o una mail a quattro passi per la pace, perché sennò qui non ci rivedremo mai più se facciamo così. Cominciamo a mandare tutti, trovate in qualche modo un indirizzo o qualcosa di quattro passi per la pace, se ci tenete date il vostro nome, cognome o indirizzo mail oppure cellulare, qualcosa, perché in questo modo qualcosa bisognerà fare, va bene? Grazie, grazie, grazie. Parola per parola da parroco la strabenedico, parola per parola. C'è la pagina Facebook, quando passi di pace, quindi potete scriverci tranquillamente lì. Un abbraccio grandissimo qua.